Un cordiale saluto e ben ritrovati con l'informazione del TG6. In apertura sempre la questione della crisi ucraina, mentre l'export abruzzese verso la Russia vale solo l'1% del totale delle esportazioni, le conseguenze economiche più gravi della guerra in Ucraina potrebbero riguardare l'aumento dei prezzi. Il rincaro non era così importante dal 1995. Giuseppe Dintino. Quando aumenta il caro vita, non v'è dubbio, da un lato vengono colpite le famiglie perché si riduce il potere d'acquisto e dall'altro lato si allarga la fascia della povertà. Sarà l'aumento dei prezzi il danno maggiore per l'economia abruzzese. Il conflitto in Ucraina, che perdura da ormai oltre 2 settimane, ha già innescato una guerra mondiale che non si combatte con le armi, ma a suon di sanzioni ed embarghi. Il prezzo del gas continua a lievitare, mentre la Russia minaccia di chiudere il gasdotto Nord Stream 1. Così come sale il valore del grano, di cui l'Ucraina è tra i maggiori produttori al mondo. L'ultima volta che vi fu un rincaro dei prezzi così importante era quasi 30 anni fa. L'aumento del prezzo del grano, l'aumento del prezzo dei cereali condurrà su beni specifici italiani, quindi anche sull'Abruzzo, a problemi di raffreddamento della ripresa economica che l'Abruzzo stava registrando dopo la pandemia. Eravamo in una fase di crescita, stavamo assorbendo la forte caduta del 2020 e è chiaro che questa guerra interrompe questo percorso e si accompagna a un altro problema molto grosso che è l'aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi, siamo di fronte a una pressione inflazionistica che è attualmente intorno al 6%, che è la prima volta dopo il 1995. Quindi dopo 7 anni registriamo questa crescita dei prezzi dovuta al gas e ai cereali. Riguardo le esportazioni abruzzesi, invece queste, secondo i dati Istat, sono cresciute del 5% negli ultimi 3 mesi del 2021, registrando un rallentamento rispetto al resto dell'anno. Per la maggior parte l'export è diretto verso paesi europei, Germania in primis, mentre quello verso la Russia vale circa 88 milioni, appena l'1% di tutte le esportazioni abruzzesi. Gli scambi commerciali verso il paese di Putin, infatti, come ci spiega l'economista Mauro, erano già stati ridotti a seguito della crisi in Crimea del 2014. Prima delle sanzioni della guerra di Crimea, relativa alla guerra di Crimea, l'Abruzzo aveva nei confronti della Russia un potenziale di esportazioni che superavano i 400 milioni e oggi invece appunto siamo sugli 88, il che lascia prevedere che le nuove sanzioni ridurranno ulteriormente questo flusso di beni verso la Russia. Si lavora senza sosta al piano per l'accoglienza territoriale dei profughi ucraini che sta mettendo a sistema tutte le disponibilità grazie ad un lavoro in rete tra pubblico e privato. Abbiamo ascoltato in merito il prefetto di Chieti, Armando Forgione. Selenia Secondi. Eccellenza, sulla questione ospitalità migranti, quali sono le priorità, come ci si sta organizzando? Ma innanzitutto garantire alle persone che arrivano, che purtroppo non arrivano in serenità, d'animo, di rendere loro tutto molto semplice. Dal fatto di registrarsi presso l'ufficio immigrazione della Questura al fatto di essere, come dire, messi in regola dal punto di vista sanitario per consentire loro poi di poter beneficiare un domani delle cure mediche, perché altrimenti sarebbero costretti, una volta presentati in un ospedale, a non poter essere neanche accolti. Quindi ci sono dei codici particolari che devono essere garantiti e quindi anche questa parte sanitaria, verificare il loro stato vaccinale, capire tutto quello che è il loro progresso, e quindi questa parte sanitaria, questa parte, diciamo, più di organi di polizia, renderla molto più agevole. Nel contempo, proprio perché a queste due fasi segue anche la fase di eventuale allocamento, no? Qualora non siano state queste persone ospitate presso parenti, amici o altri conoscenti che già le hanno chiamate magari per farli raggiungere qua sul territorio nazionale, ecco, in questa seconda fase allora dobbiamo intervenire noi, innanzitutto il comune, i comuni, quindi i vari comuni, per poter verificare se alloggi disponibili nel loro territorio in forma gratuita. Qualora questa disponibilità non ci fosse, allora in quel caso interveniamo con il sistema del centro di accoglienza e quindi la prefettura si farà carico di poterli sistemare in dei centri. Qui in provincia di Chieti posso dire che abbiamo reperito in questo circuito 100 posti circa.
In questo momento in provincia abbiamo 2 hub vaccinali aperti, contiamo di aprire anche probabilmente un terzo a Vasto, ma in questo momento stanno funzionando quelli di Chieti e di Lanciano come hub presso i quali dirigere le persone. Ad oggi, a questa mattina, perché ogni sera aggiorniamo il numerico, sono circa 150 persone che sono presenti sul territorio provinciale, divise tra prevalentemente qui Chieti in particolare ne ha ricevute una settantina, il resto tra Vasto e Lanciano, che sono i 2 commissari. Questi numeri però sono destinati a aumentare perché già questa mattina hanno chiesto a noi di incominciare ad alloggiare presso i centri di accoglienza una famiglia di 8 unità, di cui 5. Quindi stiamo provvedendo a sistemarli, tra oggi e domani mattina saranno sistemati. Cambiamo argomento e andiamo all'Aquila, dove questa mattina c'è stato un importante incontro sul rilancio economico e sociale. In ballo soldi e opportunità per crescere il servizio. Se il piano nazionale distribuisce opportunità, sta a noi trasformarle in certezze. Così il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, durante il convegno Ricostruire l'economia, organizzato per un confronto sul pacchetto di misure per le aziende previste nel fondo complementare del PNRR per lo sviluppo delle aree del centro Italia colpite dal sisma nel 2009 e nel 2016. L'evento è stato incentrato sul programma unitario di intervento di rilancio economico e sociale della macro misura B, che prevede l'utilizzo di risorse complessive di 700 milioni di euro con l'obiettivo di sostenere il tessuto economico produttivo delle nostre aree attraverso un insieme di azioni dedicate, premiali e rafforzate rispetto a quelle ordinarie. Misure rivolte a migliorare le capacità competitive del territorio organizzate in 4 punti, un sostegno agli investimenti che ha un fondo di 380 milioni per turismo, cultura, sport e inclusione ci sono 180 milioni per la valorizzazione ambientale, per l'economia circolare e ciclo delle macerie sono disposti 60 milioni. Per i centri di ricerca per l'innovazione sono stati stanziati 80 milioni. Il fondo complementare in particolare, che si somma a quello del governo, deve rappresentare un ponte tra 2 macro obiettivi, la rigenerazione di territori fragili e il rilancio socio-economico. Le risorse devono essere integrate in luoghi che hanno subito devastanti emergenze e che si preparano ad affrontare gli effetti collaterali di una guerra che si è accesa nel cuore dell'Europa. Le imprese della regione hanno voglia di mettersi al passo con i mercati specializzati, perciò vanno aiutate, ma non buttando fiumi di soldi in iniziative sbagliate. Le imprese, per stare al passo con i mercati sempre più specializzati, chiedono di investire in innovazione di processo e di prodotto, in ricerca e sempre più spesso in efficienza energetica, che per loro si traduce in investimenti in produzione di energia da fonti alternative per l'autoconsumo per abbattere i costi fissi. Ricordati anche gli esiti del consuntivo 2021 sulla ricostruzione, che ha visto un incremento del 256% rispetto ai dati dell'anno precedente, consentendo alla Regione Abruzzo di abbandonare l'ultima posizione tra le 4 regioni coinvolte nel sisma del 2016, il più alto incremento percentuale dell'intero cratere dell'Appennino centrale, che ha portato il numero di cantieri autorizzati a quota 1.540 per complessivi 272 milioni di euro concessi. C'è quindi una forte crescita, un'accelerazione che ci lascia presumere che alla fine di questo mandato avremo esaurito buona parte delle pratiche e messo in piedi la ricostruzione reale e concreta del territorio. A parità di condizioni e di normativa data, l'Abruzzo dimostra di correre più delle altre regioni. Oggi si è riunito il tavolo programmatico sull'automotive abruzzese. Questo settore rappresenta oltre la metà delle esportazioni della nostra regione. Ieri intanto c'è stato un incontro al MISE con Stellantis, da cui sono giunte rassicurazioni sul futuro della produzione abruzzese. Vediamo. L'export abruzzese è trainato dal furgone. L'automotive rappresenta il 55% di tutte le esportazioni abruzzesi nel mondo e il 15% del PIL industria regionale. La carenza di materie prime, soprattutto microchip, rappresenta il rischio più grande per la produzione. La Sevel di Atessa infatti ha annunciato l'ennesimo stop per carenza di materiale, in particolare la scatola guida ZF. L'attività lavorativa è sospesa da ieri fino a lunedì prossimo. E ieri intanto a Roma, al Ministero dello Sviluppo Economico, c'è stato un incontro con i rappresentanti di Stellantis, in cui il governo ha accolto le proposte dell'azienda e il rischio delocalizzazione sembra al momento scongiurato. Ci hanno garantito la centralità dell'Abruzzo nella produzione dei mezzi di trasporto leggeri, ha detto la
l'assessore Damario. Per l'automotive un momento delicato, nel senso che il discorso della transizione ecologica sicuramente comporterà un costo sociale. Fortunatamente in Abruzzo non si producono oggi i pezzi che riguardano questa transizione ecologica verso il motore elettrico. Da questo punto di vista siamo fortunati. Devo dire che poi ieri c'è stato un importante incontro al Ministero con il Ministro Giorgetti, il Ministro del Lavoro Orlando, dove Stellantis ha ribadito la centralità dell'Abruzzo per quanto riguarda la produzione dei veicoli di trasporto leggeri e quindi in particolare di Sevel. Questo sicuramente è un dato importantissimo che chiarisce un po' le idee su quello che sarà il futuro dell'automotive in Abruzzo dopo qualche momento in cui si era temuto per la Polonia, per lo stabilimento gemello che sta nascendo in Polonia, però devo dire ieri abbiamo avuto rassicurazioni e soprattutto ci sono dati che confermano che il mercato del veicolo leggero, diciamo, da trasporto è un mercato in netta espansione. Oggi si è tenuto il secondo tavolo programmatico sull'automotive abruzzese, il primo in presenza. L'attenzione è alta sui fondi europei in arrivo e sulla spesa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrebbe garantire infrastrutture anche a servizio di questo settore tramite il potenziamento delle reti TNT e della zona economica speciale. Nell'automotive abruzzese lavorano circa 24.000 addetti. Noi come Abruzzo siamo una delle regioni che soddisfano la maggior parte dei lavoratori. Abbiamo circa 24.000 dipendenti nell'automotive, 22.000 solo nel Val di Sangro, e non parliamo solo delle grandi aziende ma anche di tutto l'indotto che abbiamo. Hanno già fatto un primo bilancio di quello che saranno poi le mosse da mettere in campo in questo, soprattutto riguardano le spese che saranno in capo sia al PNRR per quanto riguarda anche le infrastrutture che POR FSR 21-27, soprattutto nell'S3 che stabilisce un po' le linee innovative in questo campo. Ed ora l'andamento della pandemia. Sono 1.378 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Dei positivi odierni, 944 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.567 tamponi molecolari, 8.351 test antigenici con un tasso di positività pari al 10,66%. I guariti nelle ultime 24 ore sono 717, così gli attualmente positivi sono nella nostra regione 28.900, 245 pazienti, meno 9 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 13 con un nuovo ingresso in terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei posti letto fa registrare il 7% per le terapie intensive e il 18% per l'area non critica. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi, 2 riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi, e sale così a 3.019. Del totale dei nuovi casi positivi, 340 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 375 in provincia di Chieti, 300 in provincia di Pescara, 306 in provincia di Teramo. 25 casi fanno riferimento a persone fuori regione, stesso numero per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Inaugurato questa mattina a Teramo il nuovo centro diurno di salute mentale della ASL. La struttura ampia e moderna occupa i locali dell'ex Tercas in Piazza del Carmine, tornando finalmente nel cuore della città. Il centro è in grado di ospitare fino a 20 pazienti e assisterli per 8 ore al giorno. Tania Bonnici Castelli. Divani colorati, televisori, una mensa modernissima e un salone dove fare musica. È il nuovo centro diurno di igiene mentale dell'ASL di Teramo che dopo anni di esilio in località Casalena per il terremoto torna in centro storico nei locali dell'ex Tercas in Piazza del Carmine. Una struttura ampia e moderna in grado di assistere 20 pazienti affetti da disagio psicologico che potranno restare fino a 8 ore al giorno nel centro, curati e seguiti da professionisti del settore psichiatrico. In questi ultimi anni gli utenti sono stati dai 20 ai 24. Attualmente abbiamo, appunto per le restrizioni Covid, ridotto il numero a 15 utenti. Le attività principali sono attività riabilitative, questo è un centro riabilitativo appunto da un punto di vista del funzionamento. Ci occupiamo soprattutto di questo aspetto nel migliorare il funzionamento di questi ragazzi nell'ambito sociale, lavorativo, familiare. E fanno anche attività di
arte terapia, quindi musicoterapia, facciamo corsi proprio di arte con dei maestri d'arte esterni alla nostra struttura, e abbiamo fatto corsi di danza, facciamo ginnastica, facciamo palestra. Che tipo di disagi psichici curate o sostenete? Sosteniamo tutti i disagi psichici, anche diciamo ci occupiamo dell'aspetto anche sociale, quindi curiamo dalla schizofrenia, dal disturbo bipolare, che sono poi i disturbi psichiatrici maggiori, per la maggior parte diciamo i nostri utenti sono per la totalità diciamo affetti da queste gravi patologie, cerchiamo in ogni modo di rendere sempre migliore il loro funzionamento, appunto. All'arrivo non troviamo alcuna targa del centro diurno in Carmine, nulla all'esterno che lo indichi, una stranezza che viene subito spiegata. Il nome alla nuova struttura sarà scelta dai ragazzi che la frequenteranno, saranno loro a decidere come chiamare la casa che li ospiterà ogni giorno. Il nostro obiettivo è quello di rendere il più personale possibile questo posto per i nostri utenti, per i nostri ragazzi, quindi vogliamo proprio che siano loro a scegliere il nome del centro diurno vivendolo giorno dopo giorno. Torniamo a Chieti perché all'indomani dello scontro che si è consumato durante l'assemblea di Teate Servizi è fermo il sindaco Ferrara sul suo no alla paventata chiusura della partecipata. Vediamo. Contestiamo qualsiasi decisione frutto di iniziative dell'amministratore revocato di Teate Servizi. Si sintetizza così la posizione del sindaco Diego Ferrara in merito alla vicenda di Teate Servizi dopo lo scontro che si è consumato ieri durante l'assemblea dei soci convocata dall'ex amministratore unico Massimo Marchetti il giorno prima della fine del suo mandato, dopo essere stato revocato dall'amministrazione Ferrara per giusta causa. L'obiettivo è quello nominare il nuovo amministratore unico che abbia la possibilità ma soprattutto le capacità di fare un nuovo piano industriale che porti questa società ad avere delle positività gestionali ed economiche, quindi un altro fattore è quello della stabilizzazione del personale attualmente impiegato da Teate Servizi. Tenga conto che questo obiettivo, questo totem che ci siamo prefissi, questo obiettivo è stato scritto nero su bianco sul DUP del mese di ottobre del 2021 e quindi non derogherò dal perseguire questo obiettivo. Le ha definito strana la decisione dell'amministratore della società di assumere iniziative unilaterali. Cosa dovrei dire se a questa assemblea in pratica sembrava essere già deciso che la società dovesse essere messa in liquidazione. Certamente io prendo atto di quello che è stato detto dall'amministratore unico ma anche dal Collegio Revisore dei Conti, perché siamo perfettamente consapevoli del vulnus che questa società ha avuto negli anni, e ripeto negli anni, quindi non nell'anno e mezzo da quando sono stato eletto sindaco, ma ho la ferma volontà di mantenerlo in funzione. A Giulianova è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì il patronato afferente al MCL, Movimento Cristiano per i Lavoratori, che oltre a sbrigare le abituali pratiche di natura fiscale fornisce alla collettività giuliese anche altri servizi, tra cui il controllo gratuito dell'udito. Vediamo. Questo patronato CAF nasce come servizio per la comunità giugliese in questo periodo, in questi anni in cui tra le varie crisi sanitarie, economiche, ahimè purtroppo anche della guerra recente che è scoppiata in Ucraina, fa sì che la popolazione abbia delle richieste, dei bisogni alla quale lo Stato a volte non può arrivare, e per questo i CAF e i patronati possono fare da recettori per questi bisogni delle comunità. E
quindi noi siamo a disposizione di questi bisogni. Cioè il lavoratore è visto soltanto come un elemento di, come dire, di semplicemente di salario, ma non partecipato alla conduzione dell'impresa come in altri paesi, quindi noi riteniamo come momento di sistema dei lavoratori che il lavoratore si debba essere al centro e quindi il lavoratore debba essere il motore, il potente motore per lo sviluppo dell'economia sociale, in questo caso nella collettività di Giulianova, con la presenza di servizi in aiuto alla città di Giulianova, che è da poco siamo qui presenti, pur avendo 1500 sedi in Italia, siamo presenti in 89 province, ripeto, e abbiamo 325.000 iscritti, oltre che essere presenti in 21 paesi esteri. Il nostro movimento Cristiano Lavoratori non è che offre dei servizi soltanto in questo caso, come lei ha fatto vedere forse fuori, INAIL o anche INPS, che sono i servizi più vicini alle comunità giuliesi, e ma anche e soprattutto dei progetti anche verso gli anziani, verso le famiglie, verso tutti i bisognosi e tutte le persone che non hanno possibilità nemmeno economiche, perché tutti i servizi sono, nel nostro momento Cristiano Lavoratori, sono gratuiti. Abbiamo anche recentemente istituito, attraverso degli operatori che vengono da Pescara, un servizio per il controllo gratuito dell'udito, e naturalmente tutti possono venire, la comunità giuliese, i cittadini di Giulianova possono venire a controllarsi se hanno delle problematiche uditive. Domani alle 17.30, siamo alla pagina dello sport, il Pescara sarà impegnato nella trasferta di Olbia. Non convocati Diambò e Drudi, torna a disposizione Memusciai, che partirà dalla panchina al pari di Pompetti, che non è al 100%. Secondo il tecnico Auteri non c'è alternativa alla vittoria. Andrea Costantini. Pescara a Olbia senza Mirko Drudi. Scontata la squalifica, il difensore ha avuto una sindrome influenzale in settimana, è recuperato ma non al 100% e dunque resta in Abruzzo per prepararsi in vista della gara di martedì col Cesena. Ancora assente Diambò, mentre Memusciai torna convocati ma partirà dalla panchina. Dunque problemi a centrocampo. Ieri Pompetti ha lavorato a parte e sul giovane centrocampista Auteri fa sapere. Ho detto Pompetti per alcune problematiche. È impossibile fare tre partite in sette giorni, per cui bisogna fare delle scelte, punto. Questo è l'assunto sicuro, certo. Giambò non c'è, Memusciai a rientro. Auteri non cambierà il modulo con cui la squadra sembra aver trovato equilibrio e stabilità. Nzita sembra il favorito per il ruolo in mediana. Ma lui intanto è entrato bene in queste partite ogni volta che è entrato. Quello è un ruolo che puoi interpretare. Io l'ho stabilito tenendo conto di tante cose. Ma poi parlando con lui mi ha detto che lui nelle giovanili quel ruolo l'ha fatto, meno responsabilità difensive sicuramente, ma è un giocatore che può interpretare quel ruolo, quindi è uno di quei giocatori che potrebbe. Da non scartare l'ipotesi Clemenza. Clemenza è un giocatore che può interpretare bene quel ruolo, perché? Perché non toglie niente al proprio potenziale offensivo, alle qualità migliori che ha, ma è un giocatore che ha quantità, che corre, che viene sotto palla, perché è importante in quell'ora venire sotto palla. Davanti a Sorrentino, Zappella, Iannes, Ingrosso e Veroli, trio mediano completato da Aderisio e Pontisso, davanti Ferrari, Rauti e Clemenza, se quest'ultimo non dovesse essere spostato in mediana. Occhio comunque in ottica turnover a Cernigoi e Dursi, cui in qualche modo farà ricorso Auteri, che lascia Pescara a disposizione della primavera Blanuta, Chiarella e delle Monache. Olbia col 3-4-1-2, in avanti il temibile tridente Biancu, Ragazzu, Udo, un avversario rinvigorito dall'inaspettato blitz di Modena e che Auteri presenta in questo modo. È un'ottima squadra l'Olbia, come tante altre in questo girone, con un potenziale offensivo importante, anche con un atteggiamento tattico importante, perché comunque accettano il confronto, perché comunque tre giocatori in grado di ripartire, che partecipano poco alla fase difensiva, loro li mantengono sempre, gente che non dà punti di riferimento, tutti e tre, gente che ha gamba, molto brava nello spazio, quindi noi dovremmo essere molto bravi e molto attenti a imporre gioco e criteri e a evitare di esporci. Sono tutti a 8 giornali dalla fine, se vogliamo raggiungere obiettivi che per noi sono quelli di migliorare la posizione, non ci sono alternative alla vittoria, se no di che parliamo? Pura teoria. Occorre vincere, occorre farlo bene, occorre fare partite importanti. Poi non è che finiranno queste tre, io mi auguro di fare risultato pieno, ma poi ce ne saranno altre cinque, per cui se vogliamo il succo è questo, inseguire
obiettivi migliorativi rispetto alla posizione in classifica che abbiamo, dobbiamo vincere. Domani il Teramo sfida il Montevarchi, in attacco torna tra i titolari Bernardotto, mentre sempre in avanti è ballottaggio tra Malotti e Rosso. Rientra Mordini che si giocherà il posto con Lombardo e Cisco. Nelle retrovie Codromaz potrebbe prendere il posto di Soprano. Indisponibili gli infortunati Bellucci, Buà e Cucurullo. Sarà il primo di due scontri diretti ravvicinati per il Diavolo. Martedì la trasferta sul campo della Fermana. Ascoltiamo il tecnico Federico Guidi proprio alla vigilia della gara. Vediamo. È evidente che nel momento in cui le partite scarseggiano, ogni partita conta sempre di più. Ora intanto noi dobbiamo essere bravi a concentrarci sulla partita di domani e siamo altrettanto consapevoli che martedì è un altro scontro diretto, però ora la nostra testa deve essere solo esclusivamente sulla partita di domani, che come prestazione non possiamo assolutamente fallire. Sicuramente il Montevarchi ha più esigenza di noi nel doverla vincere, ma nel dire non la dobbiamo fallire, io intendo come prestazione, nel cercare di fare le nostre cose, cercando di portare a casa un risultato positivo. Non voglio assolutamente caricare in maniera eccessiva, anche perché sennò poi il nervosismo o l'ansia possono essere fattori che incidono in maniera negativa su quella che deve essere la nostra prestazione. Noi dobbiamo giocare a testa sgombra, consapevoli dei pregi e dei difetti dei nostri avversari e consapevoli dei nostri sia pregi che difetti, che domani dobbiamo stare molto attenti, perché noi molte volte facciamo delle sbavature, specialmente nella copertura della profondità, dove i nostri avversari sono estremamente bravi nell'attaccarla, e questo l'abbiamo visto anche all'andata. Quindi ci siamo preparati, l'abbiamo lavorato, quindi dobbiamo essere attenti per giocare una gran partita. L'Aquila Montevarchi, come già vi ho detto, ha un approccio estremamente aggressivo alle partite, sa recuperare palla e attaccare la profondità in maniera estremamente veloce, ha giocatori davanti che abbinano fisicità con gambale, dove è anche molto abile a proteggere palla e nel gioco aereo, e soprattutto ha gli altri esterni o trequartisti, dipende poi come si metteranno, che sono molto forti sia nell'uno contro uno, hanno grande gamba e sono giocatori che vanno dritti in porta, mi riferisco a Giallo, a Barranca, a Sorrentino. Quindi noi è una partita dove, se noi abbiamo la palla, dobbiamo dare peso a qualsiasi passaggio, perché un eventuale pallone perso si può innescare quelli che sono i pregi dei nostri avversari. Quindi non dobbiamo peccare di sufficienza, ma dobbiamo essere bravi a dare il giusto peso ad ogni singolo pallone, e soprattutto nelle marcature preventive e nelle riaggressioni sarà un tema dominante se vogliamo coprire con efficacia la profondità. E questi sono i temi sui quali abbiamo battuto tutta la settimana. Ed ora il volley in A2, domenica alle 18 la Sie Cortona sarà di scena a Reggio Emilia. In A3 stesso giorno e stessa ora scontro di alta quota per la Bavineta Macerata. In A2 femminile sempre domenica, ma alle 17 a Lanciano, il sestetto di Altino giocherà in recupero, ultimo turno della prima fase, contro il Ravenna. In B maschile domani l'Alba alle 18 riceverà il Loreto, mentre il Paglieta mezz'ora dopo avrà di fronte l'Anguillara. In B1 femminile la Teatina Chieti incontrerà domani in trasferta alle 18 il Casal De Pazzi. In B2 giocheranno tutte in casa le quattro abruzzesi. In programma alle 17 Gada Pescarate Potenza Picena, alle 18 Cetias Montesilvano Bisceglie, scontro diretto per la salvezza. Pure alle 18 di domani D'Annunziana Pescara Corridonia. Domenica infine alle 17.30 ci sarà Teramo Trani. E questa era la nostra ultima notizia. I servizi che avete visto li trovate sul nostro canale social YouTube o al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buona serata.